I tenerotti. Gnam Gnam ha un nuovo amore. I pomodori. È lì da tutto il giorno. Non ha avuto tempo per fare nient'altro. Gnam Gnam non crede che sia una buona idea giocare a palla vicino ai suoi pomodori. Gnam Gnam non crede che sia una buona idea suonare così vicino ai suoi pomodori. Il fatto è che Gnam Gnam preferirebbe che i suoi amici non si avvicinassero ai suoi pomodori. Un pomodoro gigantesco. Beh, i suoi amici non si sentivano a loro agio e quindi se ne sono andati. Sembra che Gnam Gnam abbia trovato un modo per farli tornare indietro. Oh.
Stasera ceneranno tutti con insalata di pomodoro, zuppa di pomodoro, torta di pomodoro e berranno succo di pomodoro. Mick, indovina dove vado oggi? Non ne ho idea. Vuoi che te lo dica? Sì, dimmelo. Vado a curare la mia scimmietta malata. Beh, non vieni? Sì, certo che sì. Mick, cos'hai in mano? Una valigia? Stai partendo? Non è una valigia, è la borsa del dottore. Devo curare la mia scimmietta. Non si sente bene. Vedi? La scimmietta sembra proprio malata. Sembra molto malata. Quindi sai cosa fare? Sì, dobbiamo visitarla. Ma come? Ah, ti serve uno stetoscopio. Stetocosa? Stetoscopio. Con lo stetoscopio puoi sentire il battito del cuore della scimmietta. Wow, che nome complicato. È vero. Ti visito con lo stetoscopio. Toc toc, toc toc. Toc toc, toc toc. Toc toc. Bravo, Mick. Ora le misuro la temperatura. Mi serve un termometro. Ecco il termometro. Tranquilla, scimmietta, non fa male. Oh, ha la febbre. Oh, dobbiamo metterle un cerotto. Sì, il cerotto è una buona idea. Sul piede? No. Sul braccio? Non va bene. Oh, sì, lo so! Sulla fronte! Un cerotto per la scimmietta. Ora è guarita? No, niente affatto. Le abbiamo sentito il cuore, le abbiamo misurato la temperatura e le abbiamo messo un cerotto. Ora che facciamo? Che facciamo? Lo so, lo so! Un bacio. Guarda, ora sta molto meglio. Mick, hai proprio ragione. Un bacio è la cura migliore che ci sia. Borsa del dottore. Termometro. Ehi,
Cerotto. Stetoscopio. Ora ti guarisco io. Grazie. Un bacio. E Mick, a presto, Mick. Ciao, Dustin. Buongiorno, Pepper. Ciao, nonno Joe. Eccoci, nonno Joe. Buongiorno, bambini. Che piacere vederti, nonno. Anche per me. Oggi ci divertiremo un sacco. Sarà proprio uno spasso. Pepper, potresti andare a prendere le forme magiche che abbiamo preparato? Grazie, Pepper. Le forme magiche? Non vedo l'ora di scoprire cosa faremo. Con le forme magiche possiamo costruire di tutto. Ciao, Peppe. Oh, portalo qui. Piano, piano. Ecco fatto. Oh, perfetto. Sta attenta, Joy, portalo qua. Attento, Dylan. Bello. Già. Che uovo grande. Cosa c'è nell'uovo, nonno? Non lo so, scopriamolo. Tutti indietro, ragazzi. E ora Ippicus Spiticus. Ippidi dippidi. Abracadabra! Wow! Shum bababum! Ta-da! Forte! È fantastico! Cosa sono tutte queste forme, nonno? Sono forme magiche con cui possiamo costruire di tutto. Guarda, Dylan! È proprio divertente! Uno! E due! Up! Vanno a posto da soli, uno sull'altro. Ogni pezzo ha il suo posto. Nonno Joe, guarda! Sì, ecco. Quanto è alto? Forza, Dustin, dai! Bravo! Così. E ora spingi. Bravo, cagnolino. Dylan? Eccomi, nonno. Ah, tocca a me. E ora tu, Pepper. Oh, bravi tutti. Che c'è? Nonno, e questo pezzo? Pepper, raccoglielo, per favore. Oh, grazie, Pepper. E adesso uniamo i pezzi. Così, ecco. Così. Tocca a me. Un naso. Fantastico. Tutti indietro. Pronti?